Salve, in questo video si parlerà di signoraggio secondario, che è basato su un meccanismo che è quello di riserva frazionaria che illustreremo. Quali sono le tesi dei signoraggisti, cioè dei sostenitori del complotto del grande signoraggio bancario? Le tesi sono queste, che quando noi portiamo 100 euro in banca, in un deposito, cosa fa la banca con questi 100 euro illegalmente? Innanzitutto riesce a moltiplicare questo deposito tramite appunto il meccanismo di riserva frazionaria che vedremo. Quindi da 100 euro fa diverse centinaia di euro che poi presta. Su queste cifre prestate a partire da soli 100 euro chiede addirittura degli interessi, cosa ignobile poiché se da 100 euro riesce a farne diverse centinaia, perché dovrebbe chiedere anche degli interessi? È una vergogna. Inoltre, infine, presta dei soldi che non sarebbero suoi, cioè noi portiamo i nostri soldi in banca e la banca, invece di custodirli, per bene, cosa fa? Li va a prestare in giro. È veramente terribile. Ora andiamo ad analizzare il meccanismo di riserva frazionaria e vediamo se c'è qualcosa che non va in questo ragionamento. Andiamo dunque ad illustrare come funziona il meccanismo della riserva frazionaria. Che cos'è la riserva frazionaria? È un obbligo di legge che hanno le banche che le obbliga, preso un deposito che noi gli diamo, preso per esempio il nostro conto corrente, lo obbligano ad avere in riserva, in una riserva, una percentuale di questo deposito. Qual è questa percentuale? Varia dal 2% in su. Alcune banche possono decidere anche di avere una riserva frazionaria molto molto consistente, ma per fare un conto facile diciamo che abbiamo una riserva frazionaria del 10%. Quindi, se noi abbiamo in deposito i nostri 100 euro, avremo in riserva frazionaria il 10% di questi 100 euro, quindi avremo 10 euro in riserva e in cassa a disposizione la banca avrà 90 euro. A quel punto questi 90 euro, seguendo l'esempio signoraggista in cui c'è soltanto una banca nel mondo, noi possiamo cedere questi 90 euro a qualcuno in prestito. Quindi ci sarà un altro signore che ha preso i nostri 90 euro. A questo punto questo signore potrà riprestare i 90 euro, quindi ripresterà 90 euro alla banca. La banca dovrà mettere da parte il 10%, quindi 9 euro, avrà a disposizione 81 euro in cassa, potrà riprestare ad un altro signore questi 81 euro, il quale stranamente decide di ridarli indietro alla banca, quindi ridarà 81 euro in deposito, la banca metterà da parte 8,10, quindi 10% euro, avrà in cassa a questo punto 72,90 euro e così via e così via. Tirando le somme, cosa diranno i signoraggisti? Vedete che a partire da questo deposito iniziale di 100 euro, se voi fate i conti, arriviamo qui ad avere ben 900 euro. 900 euro di prestiti, sono tutti soldi che io ho prestato alla gente. Quindi confermano la loro tesi, cioè che a partire da 100 euro riescono a moltiplicare questi 100 euro fino a prestarne 900. Questo conto è corretto, tra l'altro. Se non vi fidate, fate con il vostro foglio elettronico preferito un calcolo del genere. Fate tre colonne e con questo meccanismo mettete un numero. La prima colonna prenderà il 10%, la seconda il 90% di questa, qui la co copiate questo valore e così via. Moltiplicate per almeno 50 volte questo calcolo e avete dei numeri praticamente che qui al totale si avvicineranno a 900. Però, in effetti c'è qualcosa di strano in questo esempio. Allora, la prima cosa strana è che in nessuno di questi passi vengono creati soldi. E da dove vengono allora 900 euro di prestiti? Questo è un po' strano. Infatti, noi possiamo prendere per esempio questi che sono dei 100 euro finti, ovviamente, sono facsimili,
possiamo rifare la stessa storia, cioè prendiamo 100 euro, li diamo in banca, ne prendiamo il 10%, possiamo farlo con un paio di forbici, ne prendiamo il 10% dunque, e li mettiamo qui in riserva da qualche parte. Eccoli qua, in riserva. Eccoli qui. A questo punto, questi 90 euro rimanenti vanno ad un altro signore che li restituisce, noi riprendiamo il 10% di questi 90 euro e li mettiamo anche questi in cassa. Poi li vanno indietro, vengono ristituiti, prendiamo il 10% e lo rimettiamo qui in riserva e abbiamo 81 in cassa e così via e così via. Quindi, alla fine, tutti i soldi finiranno qui in riserva, senza che venga creato neanche un euro in più. Allora, da dove vengono questi 900 euro? Se tutti i soldi fisici vanno a finire tutti in riserva, infatti, se noi sommiamo tutti 10 più 9 più 8,1, eccetera, facciamo la somma della prima colonna col vostro foglio elettronico, otteniamo un numero che si avvicina sempre di più a 100, che è il nostro deposito iniziale, quello che abbiamo visto con la carta, fatto in pratica con la carta. Che cos'è però che non ci raccontano i signori registi? Beh, non ci raccontano che fine fa la terza colonna. Perché se noi facciamo la somma di tutti i depositi che vengono effettuati man mano, otteniamo 100 più 90 più 81, eccetera, eccetera, cioè 100 più 900, cioè 1000. Se non siete sicuri, rifate i conti con il vostro foglio elettronico. Quindi questi 1000 euro che cosa sono? Sono il totale dei depositi che vengono consegnati alla banca dai clienti. Alla fine i conti tornano in questo modo. 1000 euro di depositi, il 10% finisce in riserva 10 e il restante 90% serve per i prestiti. Quindi, perché non vi raccontano che ci sono 1000 euro di depositi? Perché per una banca il deposito è un debito, ovvero quando la banca presta 900 euro a dei clienti, gli consegna del denaro ed ha in cambio dei crediti. Quando la banca riceve dei soldi, dispone di quei soldi e in cambio contrae dei debiti, tanto che noi quando vogliamo andiamo in banca e la banca ci deve ridare dei soldi. Quindi raccontare la storia: la banca prende 100 euro e ne produce 900, è una storia che fa presa perché la banca è cattiva. Ma dire che la banca per produrre quei 900 euro si deve indebitare di 1000 euro fa diventare la storia un po' meno attraente.